Golden Axe 3, pubblicato nel 1993 per Sega Mega Drive e per molto tempo considerato l'ultimo della serie a causa dell'enorme flop di vendite, è il titolo che analizzeremo oggi. Come avrete già capito, c'è una storia non proprio bella dietro questo titolo. Il gioco è considerato dalla maggior parte dei fan di questa saga come un'enorme delusione, ma se aspettate, forse riesco a farvi cambiare idea. Il più grande e, se mi permettete, stupido motivo che ha condannato questo gioco ad avere una tale reputazione è che fu pubblicato esattamente un anno dopo l'eccellente The Revenge of the Tother, che ho già trattato sul canale se vi interessa, e i fan si aspettavano un port di quel titolo arcade sulle home console, che come già dovreste sapere non arrivò mai. Oltre a quello, Golden Axe 3 ebbe un'uscita retail all'epoca soltanto in Giappone, ammazzando le vendite del mercato occidentale. Pensate che persino il famoso artista Boris Vallejo, che aveva illustrato moltissime cover dei titoli di Golden Axe, aveva disegnato una cover per il mercato americano, ma siccome la sua opera non fu mai utilizzata, lui non ricevette mai le royalties dovute. Oltre a quello, immaginate che per acquisire legalmente il titolo sia in Europa che in America abbiamo dovuto aspettare fino al 2007 e solo con le macchine virtuali. Ma perché tutto questo? Vi starete chiedendo. Il motivo principale fu da imputare al Sega Channel, che è praticamente una delle prime piattaforme pay to play dove si potevano scaricare giochi tramite internet, ma siccome erano le prime fasi di quando la rete cablata entrò in quasi tutte le case degli utenti, senza alcun filtro per telefonia fissa o cose simili e ci metteva una vita per collegarsi ai server, potete capire perché il titolo floppò malissimo. Ora, per molti ad una prima occhiata potrebbe sembrare sempre il classico titolo uguale, senza alcun tipo di cambiamento. Oh, ma se solo sapeste. In questo gioco, ambientato dopo Golden Axe 2, l'unico personaggio che è possibile riconoscere è Gilius Thundered, sebbene non potrete mai giocare nei suoi panni. Gilius, infatti, ha allenato questa nuova generazione di guerrieri contro le forze del male, stavolta rappresentate dal Principe delle Tenebre, un gigante chiamato Damned Hellstrike. Come al solito, la Scia Dorata è ancora una volta al centro della storia, un oggetto di grande valore e potenza che viene bramato dal cattivo di turno. In questo capitolo, però, Damned Hellstrike ha usato una maledizione su chi decideva di non allearsi alle sue forze, trasformandoli in esseri senza mente. Il roster di protagonisti è molto vario e raggiunge livelli di The Revenge of the Tother. Abbiamo Kane Grinder, l'eroe simile per colori ad Axe Butler e personaggio equilibrato del gioco in cerca di vendetta perché la sua tribù è stata massacrata. Sarah Byrne, una danzatrice nomade molto veloce ma poco potente, simile a Tyrese Flair, che vide tutti i suoi coetanei uccisi dalle truppe di Hellstrike. Proud Krager, il personaggio più potente del gioco, mezz'uomo e mezzo gigante intrappolato in un dungeon da Hellstrike stesso. E Kronos Evil Late, una pantera umanoide con le magie più potenti del gioco che è vittima degli esperimenti e degli incroci di razze di Airstrike. Graficamente lo vedete anche voi, è il Golden Axe su Mega Drive più bello e dettagliato da vedere, vi stupireste quante animazioni ci sono per ogni personaggio. Ad occuparsi della musica c'è Naofumi Ataya, che spero ricordiate dai precedenti video, ma stavolta credo che la colonna sonora non sia così buona come i precedenti capitoli, in quanto imita troppo The Revenge of the Tother, non riuscendoci a causa della mancata qualità audio delle console dell'epoca. Sono orecchiabili le canzoni, ma non memorabili. Quello su cui invece ci dobbiamo concentrare è il gameplay, perché qui di cose da dire ce ne sono parecchie. Golden Axe 3 è molto più soddisfacente a livello visivo e di feedback dei colpi inferti ricevuti, in quanto i nemici finalmente smettono di essere fatti di carta velina e hanno una hitbox chiara e palpabile. Il gioco inoltre è molto più veloce e fluido e mi è piaciuto parecchio questo cambiamento. Ogni personaggio è dotato di doppio salto, di mosse speciali uniche separate dalle magie, che non vi costeranno vita. Basta sapere la combinazione dei tasti, un po' come Streets of Rage. Le magie invece ritornano al modello classico di Golden Axe 1. Prendete le ampolle, potrete fare degli incantesimi ad un certo livello, solo se ne avete una certa quantità. Da Golden Axe 1 poi, negli stage bonus che inframmezzano i livelli, non ci sono più i maghi nani del 2, ma ritornano gli gnometti che vi rubano le ampolle. Ed è bellissimo rivederli. Da The Revenge of the Tother invece eredita il sistema Bivi, dove potrete scegliere ad un certo punto del livello su quale strada continuare la vostra avventura, aumentando tantissimo la rigiocabilità. I Bivi sono moltissimi e credo persino di più del tanto blasonato arcade. Inoltre, stavolta gli NPC hanno un'utilità. Se liberate oltre un certo numero otterrete una vita extra. Ciò che questo gioco secondo me fa peggio dei precedenti sono le cavalcature, troppo anonime e con attacchi inutili. Ma poi dai, chi è che cavalcherebbe mai una lumaca? Ridatemi Draghi Sputafuoco di Golden Axe 2, santo cielo. Inoltre, un'altra cosa pessima purtroppo da far notare è questa.
Similmente a Golden Axe 2, il boss finale farà continuamente respawnare dei minion per nascondervisi dietro per non permettervi di attaccarlo. Dopo aver elencato i pregi e i difetti di questo gioco, purtroppo non posso raccontarvi bene cosa accade in questo titolo, a causa dei multipli bivi che cambierebbero di moltissimo l'esperienza che vivrete voi da quella che ho vissuto io giocandolo. Posso solo dirvi che questo titolo ha la fama immeritatissima di essere un gioco pessimo, è carino e semplice da giocare, si può giocare in cooperativa ed è abbastanza interessante e meno frustrante del 2 da portare a termine. Se volete recuperarlo potrete comprare la Sega Mega Drive Classics su PS4 e tenerlo insieme a Golden Axe 1 e 2, oppure su Steam dove ogni Golden Axe nel momento in cui sto scrivendo costa solo 99 centesimi. Per meno di 3 euro potreste portarvi a casa tutti e tre i Golden Axe, dico sul serio. So che poi arriverà la domanda e vi fermo immediatamente. Sì, so che esiste un seguito di Golden Axe 3 su PS3 e 360, chiamato Beast Rider, ma non credo che quello potrò mai recensirlo, ha venduto pochissimo ed è stato il titolo che ha ammazzato tutta la serie, perché semplicemente era un hack and slash poco ispirato che dura al massimo 5 ore, dove circa un'ora e mezza è occupata da filmati. Detto questo, il video si conclude, vi aspetto come al solito nei commenti. Se il video vi è interessato e volete vedere uno dei percorsi del gioco nella sua interezza, trovate il gameplay con me che gioco con Sarah Byrne in descrizione. E poi già sapete, riguardo ai mi piace e all'iscriversi al canale, non c'è bisogno che ve lo ripeta tante volte. Però ricordatevi solo che mi supporta un minimo. Alla prossima ragazzi, grazie per aver guardato il video.